SciShot 2 è uno studio osservazionale nazionale prospettico sul management, quindi la gestione dei pazienti con infarto miocardico acuto, sia con soprasivellamento del tratto ST che i cosiddetti non STEMI, durante un periodo di 4 settimane. Bene, in sole 4 settimane, a febbraio ultimo scorso 2024, sono stati arruolati più di 2.800 pazienti, il 50% con diagnosi di STEMI, il 50% con diagnosi finale di NSTEMI, in 183 terapie intensive cardiologiche italiane, ben distribuite, come sempre negli studi dell'AMCO, su tutto il territorio nazionale. Un quarto dei centri non presentava un laboratorio di emodinamica, un altro quarto invece aveva l'UTIC, il laboratorio di emodinamica e la cardiochirurgia, e quindi il restante 50% dei centri presentava un laboratorio di emodinamica H24. Quali sono state le strategie? Una strategia invasiva è aumentata in maniera esponenziale anche rispetto alle SCOT 1. Sostanzialmente la quasi totalità dei pazienti riceve una strategia invasiva, che sia STEMI o che sia NSTEMI. Fra gli NSTEMI l'angioplastica è stata eseguita nel 75% dei casi, con delle tempistiche che rientrano nelle raccomandazioni delle linee guida europee, fatta eccezione per i centri cosiddetti SPOC, non dotati di emodinamica, in cui la tempistica è ancora superiore alle 24 ore attualmente raccomandate, mentre per lo STEMI l'angioplastica primaria la fa assolutamente da padrone, essendo eseguita nel 95% dei casi con delle tempistiche entro le linee guida. Abbiamo visto poi le terapie: il 50% dei pazienti viene ancora pretrattato con doppia terapia antiaggregante, nonostante la classe terza delle linee guida ESC per quanto riguarda le sindromi coroniche acute senza soprasivellamento del tratto ST. Tanta terapia antiaggregante come raccomandato al momento della dimissione, tutto questo si traduce, entro una degenza media che non è variata intorno al 7,8 giorni, in un rate di eventi che è assolutamente ottimale. Si sono ridotte le emorragie maggiori, siamo intorno al 2%, così come il 2% è la mortalità intraospedaliera totale, che consideriamo gli STEMI e gli NSTEMI, la mortalità più bassa se consideriamo tutti i registri dell'AMCO condotti negli ultimi 25 anni.